Cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi vi portiamo a Pergola per la 27esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. 6, 13 e 20 ottobre, queste sono le date per visitare quello che dal 2018 è entrato a far parte del club dei borghi più belli d'Italia. Siete pronti? Sta per partire un viaggio tra i profumi, i sapori e il fascino. Siamo con l'onorevole Baldelli, nonché assessore al turismo, e la manifestazione è un volano importante per il turismo esperienziale ma anche per quello destagionalizzato. Sì, oggi lo dimostra il numero di presenze, già abbiamo contato oltre 20.000 visitatori per questa prima domenica della 27esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei prodotti tipici. D'altronde abbiamo voluto puntare sulla qualità degli espositori, qualità dei nostri tartufi, del tartufo bianco pregiato, e abbiamo voluto promuovere questa fiera con il climb delle 3S: sapori autentici, storia millenaria e sensazioni uniche. I sapori autentici del nostro tartufo bianco pregiato, ma anche dei nostri vini DOC, della nostra visciolata, la storia millenaria, anzi bimillenaria, dei nostri bronzi dorati di Pergola, 9 quintali di oro bronzo forgiati per dare vita ad un gruppo bronzeo equestre unico al mondo che è possibile visitare proprio in questa giornata di fiera, e poi le sensazioni uniche della nostra regione, le Marche, l'unica declinata al plurale. In questa particolare manifestazione dove promuoviamo un turismo destagionalizzato, voglio anche ringraziare chi, come la Regione Marche, sta investendo in infrastrutture, perché senza infrastrutture non è possibile nemmeno fare turismo. Le Marche che non ti aspetti, questo sarà il leitmotiv dell'intera manifestazione. Ma certo, le Marche che non ti aspetti, quelle che nell'arco di poche decine di chilometri sono in grado di regalarti le montagne che declinano in dolci colline, che si tuffano nel blu del mare Adriatico dopo aver toccato le spiagge d'oro dei nostri litorali. Le Marche che non ti aspetti sono state declinate anche in inglese, the unexpected Marche, perché è intenzione dell'amministrazione comunale di Pergola, dopo aver fatto diventare nel 2013 una sagra in una fiera nazionale del tartufo, internazionalizzare questa fiera. Pergola, una delle capitali italiane del tartufo, funge da apripista a tutte le kermesse del fungo ipogeo. Noi con la nostra manifestazione inauguriamo tutte le kermesse d'Italia sul tartufo, e il tempo oggi ci ha voluto premiare, e le decine di migliaia di visitatori sono la migliore testimonianza della qualità di cui parlavo prima, e sono anche il viatico per le prossime due domeniche di fiera, dove avremo tanti ospiti eccezionali. Penso a Sorbillo, il re della pizza napoletana, un'eccellenza campana e quindi italiana nel mondo. Penso alla Regione Liguria, che ospiteremo domenica 20, grazie alla città di La Spezia, grazie all'assessorato al turismo di La Spezia, con la presenza delle ostriche di La Spezia, in un connubio inedito tra ostriche e tartufo bianco pregiato di Pergola. Grazie a tutti e benvenuti a Pergola, alla 27esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. L'amministrazione comunale ha dato un forte impatto organizzativo all'evento, che quest'anno ha il profumo di internazionalità a partire dal luogo che è stato scelto appunto per il lancio. Sì, nel 2013 Pergola, la Fiera Nazionale di Pergola, ha avuto questo riconoscimento appunto di nazionale. Ci siamo posti l'ambizioso obiettivo di rendere la fiera internazionale, puntando sulla qualità della fiera, degli stand. Siamo davanti alla Casa del Tartufo, il cuore pulsante della manifestazione, il cuore pulsante di Pergola, Piazza Ginevri, dove abbiamo molti espositori di tartufo bianco pregiato.
diversi i produttori sia a livello locale ma anche regionale. Sì, a livello regionale e non solo. Ad esempio nella prossima domenica avremo anche a livello internazionale la presenza di Gersbach, una città tedesca che esporrà i propri prodotti in uno dei stand presenti in Corso Matteotti. Allora, il comune di Pergola vanta una produzione eccezionale di tartufi, insomma una produzione di rilevanza, e il connubio con Slow Food, ecco, è un'altra tappa importante. Questo è uno dei passaggi fondamentali per rendere la fiera ancora di più di qualità, quindi aumentare la qualità della fiera stessa. Inoltre, come amministrazione comunale abbiamo promosso uno speciale pacchetto che si chiama Cucina e Cultura, dedicato agli ori di Pergola. Uno, un oro, il tartufo bianco pregiato, e l'altro i bronzi dorati nel nostro museo. Questo pacchetto prevede di degustare nel Marche da Mangiare, nella terza struttura predisposta dall'amministrazione comunale, a degustare il tartufo bianco pregiato e a pochi passi visitare il Museo dei Bronzi Dorati. Sindaco, quali sono le novità di questa edizione? Tante le novità, soprattutto a livello di spettacoli, c'è la presenza del treno storico a Pergola, con tanti turisti che hanno visitato la nostra città, tanti spettacoli, dicevamo, in Piazza Fulvi e in Piazza Garibaldi. Oggi abbiamo ad esempio Righeira e tanti tanti produttori, compresa la CIA che ci ha dato un supporto importante. Presidente Acquaroli, Pergola rappresenta il fiore, uno dei fiori all'occhiello della nostra regione. Oggi promuoviamo a livello internazionale le nostre eccellenze. Sì, Pergola è uno scrigno di cultura, uno scrigno di arte, uno scrigno di bellezza incastonato in un paesaggio straordinario con prodotti di assoluta qualità. Oggi parliamo del tartufo pregiato di Pergola e dei prodotti tipici che rappresentano non solo l'eccellenza di Pergola, ma l'eccellenza della nostra regione. Dicevo poc'anzi, nel momento dell'inaugurazione, noi dobbiamo essere consapevoli che questo patrimonio è un patrimonio che ci può aiutare ad affermarci nel mercato globalizzato, a destagionalizzare il turismo e a far conoscere il nostro territorio anche a livello nazionale e internazionale. Non dobbiamo aver paura, ma le istituzioni devono credere su queste politiche. Il lancio dell'evento è avvenuto all'aeroporto internazionale Raffaello Sanzio. L'aeroporto delle Marche ci sta garantendo tante soddisfazioni. Se io penso che nel periodo estivo migliaia di turisti sono arrivati da oltreoceano, ci fa capire come l'aeroporto, quando funziona, può essere la porta d'accesso alla regione Marche e quindi a territori e a eccellenze come Pergola. Presidente, la regione sta investendo tanto anche per il futuro dei giovani. Stiamo pensando tantissimo alla formazione dei nostri giovani, lo stiamo facendo noi, lo stanno facendo le nostre imprese, perché siamo consapevoli che il futuro di un territorio non può che passare per le generazioni future. Per questo è fondamentale la consapevolezza insieme alla formazione e l'aiuto agli investimenti, perché per tenere i giovani qua il territorio deve essere accessibile, raggiungibile e non vivere nell'isolamento. Dall'altra parte, la consapevolezza serve a far capire al giovane che il futuro che cerca fuori può essere qua. Siamo qui anche quest'anno per promuovere le tipicità della nostra regione, del nostro territorio. Che cosa diciamo di questa edizione 2024? Beh, vediamo che è un'edizione molto partecipata, dove tanti produttori hanno esposto i loro prodotti dell'agricoltura. Parliamo di tartufo qui a Pergola, dobbiamo essere bravi, l'ho detto anche in altre interviste, a far sì che il prodotto tartufo possa diventare anche un mezzo per promuovere i nostri territori, la cultura, la storia, l'enogastronomia e tutto quello che questo prodotto può dare. È un prodotto molto apprezzato in tanti territori europei e non solo, perciò ecco, partiamo da queste manifestazioni, ma dobbiamo essere bravi a saperlo promuovere all'estero in un
diciamo, in un gioco di squadra, in modo che il prodotto tartufo come tartufo possa essere poi dopo proposto anche nelle mete turistiche che noi vogliamo toccare per portare qua i turisti nelle Marche. Quindi promuoviamo il tartufo ma anche altre tipicità della nostra tradizione. Beh sì, abbiamo tanto da dare noi, dall'olio, dai prodotti, dai legumi, dagli insaccati, abbiamo tantissimo sull'enogastronomia che possiamo mettere in campo. Tenga conto con tutte quante le denominazioni origine controllata oppure il GP che abbiamo tanto da mettere in campo e secondo me l'enogastronomia può essere un valore aggiunto. Tenga conto che nell'ultimo studio dell'ISNART l'enogastronomia è diventata un pezzo di turismo importante che gli stranieri, gli italiani che vengono nelle Marche vogliono assaggiare, perciò abbiamo tanto da mettere in campo, dobbiamo sapere solo lavorare in squadra tutti insieme per le Marche. La manifestazione è stata presentata alla Camera dei Deputati a Roma, il taglio sempre più internazionale è partito con il lancio all'aeroporto Raffaello Sanzio. Beh, è un modo di collegare la 27esima edizione della Mostra del Tartufo di Pergola a quelle che sono le nostre realtà più importanti, quindi l'aeroporto che si sta rilanciando e la presenza di molti parlamentari marchigiani che però vivono le realtà locali in modo preminente come Antonio Baldelli, e questo fa sì che diciamo così, l'interrelazione possa permettere di far costruire una mostra come questa con tantissime persone, con una crescita del valore del tartufo e con una capacità di porre al centro di una parte della nostra stagione. La fiera di Pergola è la fiera nazionale, magari dal prossimo anno potrebbe diventare internazionale. Beh, io lo auguro, la spinta dell'amministrazione è fortissima, la volontà di Antonio e Francesco Baldelli lo conosciamo tutti, sono motori continui per far sì che Pergola, la Vallata, il territorio del Pesarese, delle Marche siano praticamente veicolati nel modo migliore con e attraverso dei prodotti importantissimi di qualità elevata come appunto il tartufo che molto spesso viene paragonato a quello d'Alba, quindi aiutare fa sì che questo loro sforzo permetta di rendere più grande le Marche e di inserirla in un discorso in cui si ha nell'ambito delle finalità future una specifica destinazione, uno specifico obiettivo, una specifica identità. Le eccellenze del territorio oggi partono da Pergola, una bella promozione questa. Sì, una bellissima promozione, organizzazione perfetta, una grande manifestazione da luce non solo a Pergola, non solo al nord delle Marche, a tutta la regione delle Marche. Ringrazio e saluto il sindaco che ha organizzato tutti i dettagli, perché in realtà ha unito l'enogastronomia con la visita al museo, importante questo connubio per poter valorizzare il nostro patrimonio artistico. Quindi da Pergola nasce un progetto che può portare nel mondo l'eccellenza delle Marche. Fiera del tartufo, ma anche dei prodotti tipici, quelli promossi dalla CIA. Cosa promuoviamo in questa 27esima edizione?
Beh, la CIA rappresenta l'imprenditoria agricola, rappresentano i produttori del posto, i produttori del territorio e le eccellenze del territorio. Noi sappiamo che le aziende agricole producono, coltivano, producono e trasformano e ci portano qui davanti nei nostri banchi queste eccellenze, dai salumi ai formaggi, alle confetture, alla cipolla di Suasa, all'aglio, a tutti questi buonissimi vini, all'olio extravergine di oliva e al miele. È tutto prodotto nel nostro territorio, 100%, eccellenza, territorio, gastronomia e anche turismo. Siamo qui alla fiera del tartufo di Pergola, la più importante a livello nazionale, proprio perché la tartificoltura è un'attività agricola e come tale va sostenuta, va promossa e va guidata con la nostra associazione. La bomba estalló, la radiación es constante, y Martí Sandé azul. Tra i saluti istituzionali anche quelli del nostro prefetto, Sua Eccellenza, benvenuta innanzitutto alla 27esima edizione della Fiera del Tartufo con un tripudio di forze dell'ordine. Assolutamente sì, diciamo che la cosa che mi preme sottolineare è la presenza veramente dello Stato in tutte le sue articolazioni, quindi io come rappresentante del governo, ma il presidente della regione, il comandante regionale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, insomma veramente rappresentiamo, diciamo, i vertici dello Stato e delle varie amministrazioni, vicini all'amministrazione comunale, vicini ai cittadini di Pergola, con i quali mi complimento per l'ottima organizzazione e per questo profumo inebriante del tartufo bianco. Tartufo bianco pregiato in una terra dove se ne produce sempre in quantità. Com'è andata quest'annata? L'annata è partita un pochino in salita, diciamo, perché come tutti gli anni i primi giorni sono sempre quelli più complicati. Però andando avanti diciamo che ci stiamo togliendo diverse soddisfazioni. Quest'anno i prezzi come sono? I prezzi oscillano fortemente. Diciamo che si parte dai 1.000 euro per le pezzature più piccoline fino ad arrivare ai 4.000 euro per le pezzature più grandi da 100 grammi in su. Prima giornata della Fiera del Tartufo, come sta andando? Sta andando bene, c'è gente, le vendite stanno andando bene e speriamo che le prossime domeniche vadano altrettanto bene. Non solo tartufo ma anche prodotti similari a base di tartufo, del tipo? Sì, noi vendiamo delle nostre salse che sono a base di grana padano, di burro, di funghi champignon e porcini che legano molto bene con il tartufo. Da mettere nella pasta oppure sui crostini? Sì, pasta, crostini o da accompagnare anche a delle tartare di carne piuttosto che carne alla brace. Produttore di Pergola, questa volta siamo con Rossano. Come abbiamo inaugurato questa 27esima edizione? Sì, beh, questa ovviamente è un must, come si dice. Tutti gli anni siamo questo appuntamento molto importante di tre domeniche per far assaggiare tutti questo prezioso fungo che raccogliamo nelle zone di Pergola,
ovviamente. È un tartufo molto pregiato, perché comunque sia i territori di Pergola hanno delle caratteristiche importanti di terreno e quindi conferiscono al tartufo delle caratteristiche organolettiche molto buone, sia a livello di profumo che a livello di sapore. Quindi quest'anno ci riteniamo soddisfatti del tartufo raccolto? Allora, siamo partiti un pochino in ritardo, nel senso che quest'anno la raccolta inizia dal 1 ottobre. I giorni di pioggia ci hanno un pochino frenato il tutto, quindi comunque sia siamo positivi per il futuro, per avere un maggior prodotto. Bisogna ancora, siamo carenti con il prodotto, però siamo convinti che andando avanti ci sarà prodotto e tutti quanti potranno mangiarlo ad un prezzo inferiore e sempre molto più buono rispetto a prima. Tartufo bianco e non solo, anche il nero. Esatto, abbiamo anche il tartufo nero, sempre raccolto nelle colline, nei territori di Pergola. Questo è il tartufo nero Tuber Uncinatum Chaten, nome latino. Viene sempre raccolto nelle nostre colline e è più delicato rispetto al bianco, ma comunque sia non da meno a livello sia di qualità, sempre da gustare con tutti i tipi di piatti, quindi pasta, carne, crostino, qualsiasi cosa. Bianco pregiato e altri prodotti tipici vi aspettano per altre due domeniche qua a Pergola, e da parte nostra è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento, arrivederci.